Hi guys, good morning. Today we are going to Oltrepò Pavese, which is a wine region in Lombardy, at the very southwest part of Lombardy, and we're gonna discover the indigenous varieties in that area. Think that in 1884 there were like 225 indigenous varieties in Pavia, in Oltrepò Pavese, so it's a very diverse area. But then phylloxera occurred, and so the viticulture disappeared, and now they have something like 15 indigenous varieties. So come with me in this journey. Questa è tutta la Valle Versa, esatto, mi dicevi. Esatto, questa è la Valle Versa, poi in fondo ci sarebbe il Penice che ora non si vede, quindi qua siamo nel cuore dell'Oltrepò, nella Valle dei Vini. L'Oltrepò Pavese è un territorio molto vasto e biodiverso per cultura e anche per vegetazione. Noi abitanti della Valle Versa non abbiamo per esempio niente a che vedere con quelli della Valle Staffora, perché abbiamo davvero una diversificazione e una contaminazione differente. Fatto che entrano nel vigneto e insomma controllano che effettivamente la biodiversità sia mantenuta. E poi grazie anche a Fondazione Cariplo e a questo progetto si stanno cercando di recuperare dei vitigni autoctoni. Leggevo recentemente che a fine 1800 avevamo qui in Oltrepò 225 autoctoni, oggi siamo a una dozzina. E quindi l'obiettivo dell'Open Innovation Center dell'Oltrepò Biodiverso è quello anche di incentivare ancora la coltivazione di questi vitigni. So this is the vineyard of Sangue di Giuda production, and Sangue di Giuda is a blend of indigenous variety, which is Croatina, Barbera, and Vespolina or Uvarara, other indigenous varieties. And the interesting thing is that the vines are all diverse. I mean, there is a vine of Barbera, vine of Croatina, vine of Uvarara. So the field is already the blend happens in the field during like the growing season, the harvest, and is not blended afterwards. So this is Barbera, this is the leaves, you see the shape and the grapes, and on the other side here, for instance, the leaves are completely different, and this is Croatina, and you see also the grapes, they look different. How cool! Siamo a circa 325. Ok, e l'azienda si chiama Pietro Torti, perché era di? Del babbo? Del nonno. Del nonno, ok. Io sono la quarta generazione. 10 ettari, quante bottiglie fate? Ne facciamo circa 45.000 bottiglie. Ok, ok. E principalmente? Principalmente facciamo i vini tipici dell'Oltrepò Pavese, quindi Pinot Nero e Croatina. Per adesso stiamo puntando molto sugli spumanti, quest'anno siamo arrivati a tirare 6.000 bottiglie di metodo classico. Ottimo. Qui abbiamo la gamma di produzione di Pietro Torti Agricola. Buongiorno, in diretta praticamente. Piacere Laura, buongiorno. Piacere Alessandro. Grazie per averci accolto, che meraviglia. Particolare perché facciamo la vendemmia in tre momenti diversi, cioè raccogliamo circa il 60% delle uve a maturazione, anzi leggermente anticipata per mantenere la freschezza. Okay. Poi il 20% delle uve viene lasciato ancora in vigna a surmaturare per almeno altre 2 settimane e il 20% viene raccolto in cassetta e appassito. Poi facciamo. Sì, quante bottiglie di questo?
circa 1500 bottiglie, poi dipende molto dall'annata. L'anno scorso, per esempio, è stata un'annata un po' scarsa come produzione, quindi alla fine siamo arrivati a 1100 bottiglie. Di farla in purezza. Allora, abbiamo deciso di farla in purezza perché se negli anni scorsi si sentiva l'esigenza proprio di rivalutare i vitigni autoctoni e questo è uno dei nostri vitigni. Meraviglia, come si chiama questo borgo? Sorriasco. E quindi stiamo andando a fare un pranzo degustazione al ristorante Vino dei Frati. Che meraviglia, ma questo che cos'era? Che zona era del convento? Era un convento, era un giusto? Granaio, no, non era propriamente un convento, era una casa padronale di un imprenditore dell'Oltre Papavete degli inizi del Novecento. Meraviglia. Era tutto suo, tranquillo. Che spettacolo davvero. Vino dal peggio, vale il cervo, biella, di mucca, olio di sale, pepe, da dorata di pomodori freschi. Insalata russa su pane carassau, formaggio di capra chiamato carbone. Questo? Sì, come mai carbone? Perché è stato immerso. È un tronchetto, una toma abbastanza giovane che viene fatta stagionare in una costa di carbone. Che bello! Abbiamo menato prima il boscasso dall'azienda Torti. Poi giardiniera, fatta in casa da Mattia Montese, frittatina di verdure, volvan con ricotta di capra affumicata. Bellissimo, grazie. E noi collaboriamo con papà. Voi lavorate, insomma. Noi lavoriamo, lavora con papà. Raccontami un po'. Allora, questa è la nostra Bonarda frizzante, si chiama Violino. È 100% croatina e viene ottenuta da una prima fermentazione alcolica a contatto con le bucce di circa 10 giorni e una rifermentazione in autoclave per arrivare circa tra un'atmosfera e mezzo e un'atmosfera e 8. Facciamo una bollicina molto leggera. Siamo sui 12-15 grammi di residuo zuccherino nelle annate in cui abbiamo, come questa, che è nel 2018, siamo sui 13,8 gradi alcolici. Risotto con i porcini. Buon appetito. Anche questo, quindi sono ripieni di ricotta di capra con una crema allo zafferano sotto, mandorle tostate. Spettacolo, so we're gonna taste the wines in the winery, so that's the bottling machine, the production area, so it's gonna be very exciting. E poi lavoriamo ovviamente qua i vini in cantina, lavorando mio fratello. Ovviamente. Abbiamo 10 ettari più i vari conferitori e lavoriamo all'incirca 2000 ettolitri di vino. Thank you.
Veneto, vendemmia 2018. Dopo viene raccolta a mano e hanno a, diciamo, una maturazione anticipata per avere una acidità che possa permettere anche un lungo invecchiamento in bottiglia.